Bene, eccoci qua, ben ritrovati e andiamo a completare il Koikuen oggi. Abbiamo la seconda metà, ok? Siamo arrivati al secondo giro con i doppi tagli. Ora, dopo questo giro con i doppi tagli, ci siamo trovati con la gamba sinistra avanti, dobbiamo tornare frontali. Cosa faremo? Un passo con la gamba destra, nella direzione in cui stavamo andando, e ci riporteremo in Chumbintan. Qui si eseguono due tecniche, Gatmot, prima con la sinistra, seguito dal Dammok, con la mano destra, e si andrà a ripetere dall'altra parte. Gatmot destro, Dammok sinistro. Ok? Dopodiché, subito dopo, si faranno i doppi pugni. Doppio Damtang e subito doppio Dammok. Sul doppio Dammok ci deve essere il grido. Ok? In questo momento, dai doppio Dammok, che sono in Chumbintan, col doppio Dammok, devo prima salire, mi sposto, e ritorno in posizione e si ripete un po' la tecnica che abbiamo fatto nella prima parte, ovvero il Dintan laterale, però questa volta invece che avere le due parate con una mano sopra e una mano sotto avremo soltanto il braccio destro dentro e la mano sinistra alla spalla. Tireremo di nuovo il Datang e andiamo a ripetere dall'altra parte, ok? Subito dopo il Datang sinistro si scende, ci si gira come vedete, in Dintan, e si esegue il Gatmot sinistro, e poi si colpisce con la mano tesa con le dita. Questa tecnica, che non è presente nei fondamentali, si chiama Sia, ok? E in vietnamita vuol dire proprio colpo con le punte delle dita. Si fa un avanzamento in Dintan nuovamente, con il Chomot, ok? Gomito numero 1. Si ruota, e questo è un pochino la parte più difficile, rotazione, perché dobbiamo girare e colpire con il gomito sinistro Chohai, gomito numero 2, mantenendo la gamba sinistra avanti in Chaumatan. Ora, si ripete esattamente la stessa cosa, quindi Dintan sinistro, Gatmot, colpo con le dita, si avanza di nuovo in Dintan con Chomot, rotazione Chohai, e si finisce il Quen scendendo bassi in Hotan con le braccia incrociate con la doppia parata. Qui si esegue il grido. Finisce il Quen. Il Quen finisce però risalendo. Qual è la gamba che si andrà a muovere? La gamba destra sale verso la sinistra. Si va a fare il recupero delle mani, saluto finale e il Quen è terminato. Ok? Bene. Spero che questo video sia stato utile per voi per riuscire a completare il lavoro del Koikuen. Ovviamente mi aspetto sempre da parte vostra video e immagini riguardo il vostro allenamento da casa. Questo è quello che, come ben sapete, possiamo fare ora. Vi aspetto ovviamente nelle lezioni online che facciamo con l'applicazione Zoom al sabato alle ore 5 e buona giornata a tutti. Ciao ragazzi!